Ah, eccoci qua ragazzi, quella che vedete alle mie spalle è Ortisei, io infatti oggi sono ancora qua sulle Dolomiti in ferie per altri 5-6 giorni, dopodiché tornerò a Siena. Allora, durante queste vacanze mi ero ripromesso di non parlare di ciclismo, mi ero ripromesso di non girare video e di seguire però tutto il mondo, il movimento del ciclismo da una posizione privilegiata un pochino più esterna, cioè per riposarmi. Però non posso farlo ancora perché è notizia di ieri, praticamente, il famosissimo bonus bici che dovrebbe sbloccare oltre 200 milioni di euro per l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, monopattini e quindi rimborsare tutti coloro che hanno acquistato biciclette dal 4 di maggio ad oggi, è stato praticamente rinviato a novembre. Una notizia che lascia tutti sconcertati, anche perché tutti i giornalisti, tutti i politici, tutti gli osservatori del mondo delle biciclette avevano scommesso sulla irrogabilità di questo bonus a partire da settembre. Beh, purtroppo stiamo assistendo all'ennesimo rinvio, dopo luglio, agosto, adesso siamo arrivati a novembre. È una cosa veramente deprimente, ma la questione che sta facendo slittare nuovamente di diverse settimane l'erogazione del bonus bici è che non ci sarebbero le coperture per erogare i 200 e rotti 10 milioni di euro. Cioè, se il bonus fosse erogato, diciamo oggi, i primi di settembre, non ci sarebbe la copertura economica per garantire tutti i 200 e passa milioni di euro che sono stati promessi e più volte detti alla stampa. Quindi è un problema di dove trovare le risorse, cioè le hanno messi a bilancio, ma non ci sono le voci per andare a reperire questi milioni di euro, questi 200 milioni di euro. Quindi, come vedete, come sempre, è stato messo il carro davanti ai buoi e quelli che ci rimettono sono, come sempre, i cittadini, gli appassionati di ciclismo che hanno scelto di credere nel governo e quindi andare a comprare biciclette che sicuramente sono state comprate e che quindi hanno messo in moto un settore che era un pochino fermo al palo, causa anche la pandemia. Quindi, se da un lato tutto il settore economico e produttivo delle biciclette ha beneficiato di questa spinta, dall'altro tutti gli acquirenti che hanno comprato queste biciclette si ritrovano con una bicicletta in mano che, per carità, è comunque un'ottima spesa, ma non potranno beneficiare al momento e ancora per qualche settimana del bonus bici. Quello che penso di questo bonus bici, ormai lo sapete, è una cosa estremamente positiva, ma deve essere concretizzata. Non si può ancora rimandare di mese in mese perché la figura che chi ci governa fa nei confronti di chi ha comprato la bicicletta è veramente pessima. Quindi era meglio stanziare meno milioni di euro, ma dare subito la certezza del rimborso piuttosto che fare proclami al rialzo 100, 150, 180, 200 milioni e poi scoprire il 2 di settembre che questi milioni ancora non ci sono. Beh, credo che siano bravi tutti a fare politica in questo modo, però un politicante serio riesce anche a mantenere ciò che promette. Va bene, basta col pippone politico. Comunque, ragazzi, per beneficiare del bonus bici ad oggi dobbiamo aspettare novembre. Che dire? Incrociamo le dita. Bene, ragazzi, da Ortisei direi che è tutto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, magari quando ritorno alle vacanze. Buon allenamento, alla prossima, ciao!